Ragazzini, buonasera. Allora, ragazzini, siamo uccisi, ragazzini. Fa freddo, ragazzi. Niente. Stavo dicendo, no? Io e Lucia ci siamo messi oggi nel letto, oggi pomeriggio. E ci siamo andati al sonno. Perché lì avevo un po' di febbre. Io mi sento un po'. E niente. Chi è? Stavo dicendo. Stavo vedendo il banco dei pugni. Ho mandato un po' di foto tramite WhatsApp. Le faccio vedere, dai. E adesso che tocca a me. Un po' di foto tipo queste. Tipo questa. Vabbè, questo qua, no? Vabbè, questo qua è tipo Craig David. Lilly! Niente, poi con i miei amici anche. Qua Lucia che stava dormendo. Guarda questa. E niente. Siamo un po' divertiti. Comunque, ragazzi, domani è sabato. Ci si esce e si va a mangiare qualcosa sicuramente. Grazie a tutti quanti del conforto sulla pagina Facebook e anche sul canale YouTube che mi avete dato. Un grazie veramente di cuore a tutti voi. Babbo, ci vediamo dopo, dai. Ciao. Buonasera di nuovo, ragazzi. Buonasera, dai. Si sta trafugando il naso. Non si è scaccolato. Guarda. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, ragazzini. Io l'ho già salutato. Non so tanto vera. Siedi, siedi. No, devo mettere a fare. Accucciati qua, mo. Accucciati. Ma te giù. Lei scodinza, vedi? Scodinzala. Allora. E li sta scodinzalando, vedi? Allora, comunque stasera, ragazzi, mangeremo purè e cotechino. Ehi! E cotechino, ragazzi. Purè e cotechino, Lilli. Da oggi pomeriggio che vuoi quella carta. Non l'avrai. Che carta? Quella. E perché non la butti da di qua? Per vedere dove arriva l'astuzia di Lilli. E l'astuzia. Ma quanto è giù? E niente, mangeremo pure cotechino. Cotechino con purè. Come lo preferisci tu? È uguale. Basta che si mangia. E io mi sparerò un vino. Si dice un vino? Beh, ragazzini, ci si vede dopo che stai sentendo rimozione quarta. Ciao. Rimozione forzata comunque. Ragazzini, siamo qui. Guardate. Cotechino. Purè e birra. Questa è la birra dei tarantini. È buona, è buona. Ma no perché sia tarantino, perché è buona la birra, perché non tifo. Ma perché alla fine dice che. Non ho una squadra calcistica io. Alla fine dice che non la fanno neanche, non la producono neanche a Tarantino. No, praticamente questa qua la fanno a Bari. Neanche, dice che mo è andata anche oltre, sai? Qua è dice. Ah, a Roma la fanno. Ci si termosifoni? Sì. A Roma la fanno. Che? Okay. Si era illuminato il telefono. A via Birolli, 8 Roma Italia. Cioè pure quella abbiamo perso. Stabilimento di produzione a Roma. Vabbè, dai, l'importante è che sia buona come birra ed economica. Ma economica, un paio di cippe. Bra. Lilli, basta. Da stai letto. Da stai qua. Ma guardate, no, stasera purè, cotechino. Ragazzi, siamo veramente uccisi, vado. Mi sento la febbre. Male proprio, mamma mia. Male proprio mi sento. Sarà stato tutto quello che è successo ieri.
Avanti, ieri, quando è che è successo? Ieri. Ieri, madonna. Ieri questa casa era una valle di lacrime. No? Sì. Madonna mia. Non vedevo l'ora che arrivasse mezzanotte per cambiare proprio giornata. Cioè, psicologicamente volevo la mezzanotte io. Sì, perché andavi nel letto e boh, finiva là. E ti cambiava la journée. Dai, dai. Beh, siamo pronti? Sì, metto la lavare. Vedete la distinzione tra quanto purè e quanto purè. Vedete? Ma mi sta pure leccando l'ala. La ciuccia, sta leccando. Ehi, ciuccia! Dai, mica, fa tutto freddo poi. Si metti le cose. Beh, ragazzi, ci vediamo dopo, dai, ciao. Buon appetito. Ed ecco, qui. Siamo pronti. No. Beh, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito, ragazzi. Ciao. Allora ragazzi, alle 21.45 abbiamo dato la buon appetito. 21.50. Guardate dalla veranda, sembra uscita dal frigo. La birra è finita. La birra è finita. Ho il tempo di digerire 5 minuti. La birra è finita. Beh, come dire? No, dico la birra è finita. Avevi visto 5 minuti per divorare. Lei comunque no, ha lasciato qualcosa. Non mi sento. Anche io ragazzi ho mangiato in maniera forzata perché mi sento proprio la febbre addosso. Padre! No. Che dire, devo fare i corsi di chitarra ma non li sto facendo. Guardate la sposa. La sposa, ma non si vede. La sposa. La sposa ragazzina. Aspetta che se metti il flash. La sposa verginella. La sposa verginella. No, se n'è andata la sposa. No, sposa stupida. Si vede? No. Come è finita la storia di Abelardo? Vabbè ragazzi, a dopo. Aspetta che devo. Padre. Fate uno zoom. A dopo, qui, a dopo. Ciao. Avevi bisogno di confessarmi. Ciao ragazzi, ciao ciao. Niente, siamo già a letto. Sono le 11 meno 5 di sera. Siamo già a letto. Vai. Lui fino adesso stava col cellulare. Che stai facendo? Ti sei appena svegliato. Ma sono le 11 di mattina. Sì, di mattina. Ragazzi, stiamo maluccio, un po' maluccio stiamo. Un po' maluccio. Mi sa che tu la febbre sta salendo. Mi sa che la febbre sta salendo. C'ho lo gli occhi lucidi. Ragazzi, guardate. Un povero ragazzo che povero ha bisogno Gabbiano. Di attenzione. Un ragazzo che le va a beccare tutte lui. Ma dai. Un ragazzo che appena ha messo fuori dalla pancia della madre ha avuto la sfortuna immensa. Ma che stai di, ma sei zitto. Un ragazzo che non doveva nascere, forse. Ecco, forse. Un ragazzo che... Basta. Bravo. Mi giuro la febbre, se qualcosa si metta sul posto, però. Niente, ragazzi, oggi giornata fiacchissima, ma brutto. Io mi sono alzata che c'avevo decimi di febbre, sono ritornata, ho mangiato, c'avevo ancora decimi di febbre, mi sono messa a letto. Mi sono alzata... Sinceramente mi sono alzata alle 8 di sera perché il mio corpo proprio richiedeva riposo, relax, perché in questi giorni ancora avevo accumulato parecchio stress di Natale, feste, lavoro, corso, notizie brutte, boom. Oggi lui mi ha chiamato, mi sono messa a letto che erano le 4 meno un quarto, mi chiama alle 4 e mezza e fa, amo usciamo, lo guardo e faccio, no, non voglio uscire, non mi voglio alzare. Ah, si mi vedono comunque. Ha detto, no, non voglio assolutamente uscire, non voglio fare niente, voglio stare nel letto. In effetti lui penso che si sia alzato da...
Stai fermo. A che ora ti alzate? 5 e mezza, mi sa. Non lo so, avevo perso. E io no, ho detto, voglio stare nel letto. Ma non è che ho dormito tutto quel tempo. Però il corpo proprio richiedeva il rilassamento, guardate. E in effetti all'ultimo mi sono andata, era alle 11, sto di nuovo nel letto. Ragazzi, a volte capita. Vale per tutti quei giorni che si sta sempre in giro, in giro, in giro. Un ragazzo che ha avuto malopecia. Non posso! Cioè, appena ti giro la fotocamera fai il pianto della Maddalena. Arrido con sta Maddalena. Il pianto della Maddalena, sì. Un ragazzo! Che palle! I nuovi mostri, Saverio. Di qualcosa di carino ai nostri amici, li ringrazia, sii un po' più allegro, fa un sorriso, non fare sempre la lamentela, c'è cosa. C'è un sorriso. Un sorriso vero. Verissimo, proprio. Un ragazzo che vuole avere. Un ragazzo sorridente. No, ragazzi, che dire. Che dire che c'ho sonno, ragazzi, c'ho la febbre, veramente. Pure lui non sta bene. Mo mi sa che gli sta salendo la febbre. Vorrei mettere a piangere, visto che ieri ho pianto tanto. E basta piangere, pianto ma ieri, oggi no. No. Il mio corpo non ha più lacrime. È il mio corpo che cambia. No, non cambia niente. Nella forma e nel colore. Speriamo che non cambi. È già cambiato, veramente. No, speriamo che non cambi, che se c'è l'intervento veramente cambia. È in trasformazione, no. Vedi che tu all'interno sei in trasformazione. Lo so, appunto. È già cambiato. Spero che non cambi di nuovo. Non cambi più. Beh, ragazzini, dai. Domani è sabato. Basta. Mazza. Eh sì, perché lui i suoi commenti sono ragazzi, questo è perenne. No, non è così. Ragazzi, comunque dai, non... che c'ho Mirko da vedere. Ah, ecco perché vi sta liquidando subito. Che schifo. Ma non comunque è come un me, abbraccione. Non è come a me, che con me che rispondo io ai commenti. A due persone senza togliere nulla agli altri. Un abbraccione a Daniele Sensi. Bello. Stretto. E un abbraccione anche a Vincenzo La Spavolo. Lo dica anche a Michelangelo Carucci, anche da Danilo. Senza togliere gli altri, però. Vabbè, a Michelangelo Carucci lo abbraccio io e anche a Daniele Giliberto. Li abbraccio io, forte. E alla gang. Forte. E a tutti, logicamente. Tu, sono tu hai, spari due della gang. Musino, come il musino. Beh, basta, ragazzi, mina. Beh, ragazzi, comunque grazie a tutti per il sostegno morale, per il supporto. Continuate a seguirci e vi aggiorneremo di tutto, di tutto, di tutto. Ciao, ciao amici, buonanotte a tutti, ciao. Ma vedete com'è? Si è girato di spalle. Ciao. Non è neanche salutato, si è girato di spalle. Ciao.